e benvenuto al nostro primo video di una nuova serie di video che andremo a pubblicare qui sul canale YouTube. Sono pillole dei viaggi che fondamentalmente In Camper con Gusto ha fatto in giro per l'Italia e non solo. A proposito di In Camper con Gusto, ti sei già iscritto al canale YouTube adesso qui e alla nostra newsletter? Se non l'hai già fatto ti invito a farlo immediatamente, anche perché riceverai subito e gratuitamente una nostra guida molto simpatica e carina per visitare un po' di territori, e oltre a quello quindicinalmente riceverai nella tua casella di posta elettronica le nostre proposte di itinerari in giro per l'Italia, non solo proposte di soste presso produttori, perché comunque noi parliamo di enogastronomia, quindi anche itinerari del gusto, soste del gusto e tanti eventi e attività che propongono i territori che andiamo a visitare. Bene, detto ciò, passiamo alla presentazione del video di oggi. Come dicevo, sono pillole dei viaggi di In Camper con Gusto e quest'anno abbiamo visitato il centro Italia, e quindi nel primo video ti proponiamo una piccola carrellata delle località che abbiamo visitato in Umbria. Ovviamente non è tutta la regione, anzi ti invitiamo a farlo perché perché è una regione bellissima. E oltre a questo, guarda, sbirciando sul sito, tra qualche giorno vedrai degli articoli molto interessanti sulla vacanza che abbiamo fatto quest'estate e prossimamente altre pillole di video. Quindi resta collegato qui sulla nostra newsletter, seguici sui social, seguici sul sito che è, te lo ricordo, www.incampercongusto.it. Penso di aver detto tutto, non ti voglio staccare oltre, ti invito a visitare, a vedere la nostra pillola di itinerari. Ciao, alla prossima! Il nostro viaggio in pillole di oggi parte da Gubbio, cittadina ricca di storia, arte, cultura, antiche tradizioni e le pendici del Montingino, e partiamo proprio da Piazza Grande, una delle piazze sopraelevate più importanti e imponenti che siamo mai costruite. Iniziamo il nostro percorso nel quartiere di questo gioiellino fra edifici capolavori architettonici, e da Piazza Grande saliamo lungo Via Dante per una tappa alla Botte dei Canonici. Lo sai che è una botte del 1450 fra le più grandi al mondo? Oltre ai musei e alle cattedrali, ti consiglio una passeggiata a scendere lungo Via dei Galeotti, una strada meno turistica se vuoi, ma fatta di volte palazzi, che arriva fino a Viale Remosetti e scende lungo Via del Carmignano, il quartiere abitato dagli Eugubini, che ancora oggi è ben conservato. Questo è uno scorcio di una Gubbio un po' insolita. Ecco quello che si dice, uno scorcio insolito di Gubbio. A Gubbio non possiamo certo farci mancare una degustazione di birra tradizionale tartufi, la sosta in area di sosta e la mattina si riparte la volta di Norcia per andare alla scoperta della narcineria e dei tartufi in questa meravigliosa cittadina che porta ancora i segni della devastazione del terremoto. Da Norcia saliamo direttamente verso la piana di Castelluccio per ammirare da vicino la fioritura delle lenticchie in questo luogo meraviglioso abbracciato dai Monti Sibillini. Guardate che meraviglia, questa piana è sempre splendida e fantastica, per me è un luogo unico. Sono venuta qui la prima volta nel 1982. Purtroppo anche a Castelluccio i segni del terremoto sono ben visibili e le poche attività rimaste sono legate all'enogastronomia. Questa è la nostra prima pillola, ne seguiranno altre. Se ti è piaciuto iscriviti al canale YouTube e seguici sui social e sul nostro sito www.incampercongusto.it.